Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Cari amici, siamo nel mese di luglio che è dedicato appunto al preziosissimo sangue. Noi vi abbiamo offerto attraverso il file per le preghiere del mese che troverete nella sezione di Oremus, troverete appunto una raccolta che ci aiuta giorno per giorno a meditare, e la meditazione del mese è il santo del giorno, quindi novene, tridui e un po' di catechesi. Questo mese abbiamo scelto per voi la cosiddetta dottrina del sangue di Santa Caterina da Siena. In questo modo di ragionare, di pensare, di Santa Caterina da Siena, istruita dalla Divina Provvidenza, possiamo cogliere tutti gli elementi fondamentali di ciò che Don Divo Barsotti ha chiamato, no? Ma non perché l'ha inventato lui, ma che ci ha riportato forte, la mistica della riparazione. Perché è importante ed insistiamo tanto? Perché siamo in una società edonista, siamo in una società egoista, ognuno pensa a se stesso, ognuno fa della propria opinione una verità. Accade anche a me, anch'io pecco di questo difetto e chiedo scusa. E dobbiamo preoccuparci sempre di quell'espressione, di quell'insegnamento anche di San Giovanni Battista, che io diminuisca, che io scompaia, no? Perché emerga il Cristo. Lui era un trascinatore, San Giovanni Battista, ma quando si trova poi davanti al Messia, sinceratosi del fatto che fosse lui, sei tu il Messia, ecco, a quel punto si fa da parte. È ciò che dovremmo fare tutti noi, a cominciare da me, farci da parte. Quindi questo è il nostro motivo per cui preferiamo far parlare i santi. Ecco, quindi vogliamo offrirvi, anche così in lettura meditata, di Fra Giuseppe di Ciaccia, domenicano, e questa lezione, possiamo dire, è appunto sulla preghiera per i peccatori e la forza del sangue preziosissimo di Gesù. Questa potenza, e basterebbe una sola goccia per salvarci, e ci ha salvato, e però adesso per convertirci, perché Gesù è venuto per tutti, però non tutti lo accoglieranno. Allora c'è questa intima lotta, no, che ci prende, che sentiamo, ma perché l'amore non è amato? Perché hanno difficoltà ad amare Gesù? No? Quante volte ce lo siamo chiesto? Perché vediamo i familiari così indifferenti? E questo ci fa soffrire. Proprio il Vangelo dell'altra settimana parlava appunto di Gesù che spiega che nessuno è profeta nella propria patria, e anche dai familiari riceve insulti, dubbi, e dai suoi, cioè quelli che condividevano la fede nel Dio, no? Nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ecco, Caterina da Siena scopre, vive questa immersione nel sangue di Cristo, che dice appunto è il Cristo stesso. Ma adesso, senza allungarci noi,
facciamo parlare appunto Fra Giuseppe di Ciaccia. Comincia con una citazione dalla preghiera orazione 19 di Santa Caterina. Dio eterno, oggi grido dinanzi alla misericordia tua che tu mi dia di seguire la verità tua con cuore schietto. Dammi cuore e abisso di carità. Da, Padre, agli occhi miei fonte di lacrime con le quali io inchini la misericordia tua sul mondo e particolarmente sulla sposa tua. E ancora, chi potrebbe mai palesare fiumi di lacrime, profondi sospiri, il fervore dell'orazione, i pianti a singhiozzo, gli incredibili sudori coi quali giorno e notte si affannava per impetrare dal suo sposo per ciascun uomo la salvezza? Così testimoniava il suo padre figlio spirituale, il beato Raimondo da Capua. Una volta, essendo in estasi, fu udita parlare col suo sposo così: Signore, come potrò essere contenta fino a che uno solo creato come me, a tua immagine e somiglianza, perisca? Eccola la mistica della riparazione. Ecco quell'amare il prossimo come se stessi. Se io mi sento salvata, come faccio a vivere tranquillamente come se nulla fosse, sapendo che il mio prossimo, il mio vicino, rischia una condanna eterna, di condannarsi, di auto-escludersi dalla beatitudine? Dice ancora: io non voglio che nemmeno uno dei miei fratelli si perda, voglio che tu li guadagni tutti a maggior lode e gloria del tuo nome, se la tua verità e la tua giustizia lo permettessero. Io vorrei che l'inferno fosse distrutto, o almeno che nessuna anima vi scendesse. Se salva l'unione della tua carità, io fossi posta sulla bocca dell'inferno per chiuderla, sì che nessuno vi potesse più entrare, sarebbe per me cosa graditissima, perché così tutti si salverebbero. Intravediamo uno spaccato, dice appunto Fra Giuseppe, del cuore ardente di Santa Caterina da Siena, la cui preghiera per la salvezza dei peccatori è una realtà che si identifica con la sua vita offerta a Dio in sacrificio di soave odore. Per l'esperienza straordinaria che Caterina ha fatto di Dio, ella ha nel cuore la stessa volontà di Dio che vuole la salvezza di ogni uomo. Salvezza così violentemente voluta da Caterina, con quell'affetto materno che le è caratteristico, sgorgante dalla sua verginità, dall'unione sponsale e feconda con il suo sposo Gesù crocifisso, per cui non vuole e non desidera altro se non ciò che lo sposo suo desidera e vuole. Quando Caterina dice io voglio, la maggior parte delle sue lettere finisce o inizia in questo modo: io voglio. Ella grida quando in verità sa bene che il volere di Dio è il suo. Questo è il conformarsi, è il relazionarsi. E non per una sola conoscenza speculativa, ma nella realtà dell'esperienza sua del sangue di Gesù, che solitamente la santa denomina con la parola sangue. Quindi nel sangue Caterina coglie la totalità della passione di Gesù e vede la personificazione stessa del suo sposo e Signore, che offertosi in olocausto dona in sacrificio se stesso a ciascuno di noi. E come nell'Eucaristia il sangue di Cristo è Cristo, così nel linguaggio cateriniano il sangue di Cristo è il sangue che è Cristo. Io voglio vestirmi di sangue ed essere spoglia di ogni altro vestito che fino ad ora avessi avuto. Io voglio il sangue e nel sangue la mia anima è e sarà saziata.
dalla lettera 102. Con queste parole Caterina fa dono della sua anima al padre Raimondo, al quale, ricordando che nel sangue conoscerà la verità che libera e per il sangue diverrà sposo fedele della verità, si rivolge allora a lui con queste parole di fuoco. Sentite: nel sangue immergiti, annega ed uccidi la tua volontà nel sangue, colma la tua anima di sangue e saziati di sangue e vestiti di sangue, e se divenissi infedele, di nuovo immergiti nel sangue. Se fossi pastore vile, senza la verga della giustizia, condita con la prudenza e la misericordia, prendila dal sangue. Nel calore del sangue sciogli la tua tiepidezza e alla luce del sangue dissipa ogni tua tenebra, dissipa ogni tua tenebra, per poter essere sposo della verità e vero pastore e guida delle pecorelle a te affidate. Quindi capite, immergiti nel sangue, immergiti in Cristo. Il sangue è l'amore amante, per la cui grazia che si fa dono, purifica e salva, redime ed eleva. Nel sangue è il prezzo con il quale siamo acquistati da Gesù per essere sua proprietà. Riferimento qui alla prima ai Corinzi 6, 19 e 20. Ci sarebbe molto da riflettere su questo essere consapevoli fino a che punto lo siamo davvero di essere proprietà di Cristo. Ma perché? Perché appunto ci ha comprati. Noi con il battesimo siamo stati rigenerati. Questa rigenerazione è stata pagata a caro prezzo. Se noi accettiamo di essere di Cristo, è Lui il nostro Signore padrone. Ci comportiamo come dice proprio questo essere riacquistati? Siamo immersi in Cristo, dice il battesimo, no? E allora in queste acque del battesimo noi siamo immersi in Lui. E allora ci comportiamo da veri servi, anche se poi Gesù dice: non vi ho chiamato più servi, ma amici, no? Perché l'amico sa tutto ciò che fa l'altro, no? E il servo no, il servo viene a sapere solo le cose che deve fare. Gesù ci ha dato in più, ma noi ci facciamo lo stesso servi e schiavi di questo amore, ma servi e schiavi nei confronti di un mondo che non capisce o non vuole capire o rifiuta proprio. Capite come dice il Monforte nel Trattato della Vera Devozione a Maria, perché usa questi termini forti, come anche lo riprenderà la famosa e perfetta schiavitù all'Immacolata di San Massimiliano Kolbe. Capite l'uso di certi termini? Bisogna che li affondiamo in questo sangue e attraverso il cuore dei santi che hanno capito, hanno avuto questa grazia e loro la danno a noi. Capite? Questo serve, i santi servono per farci scuola, non semplicemente per essere pregati una tantum, un triduo, una novena, per ricordarli così, appiccicarli al muro, ricordarli quando siamo caduti in una malattia o quando abbiamo il bisogno. Sì, va bene, ma noi nel credo, quando diciamo comunione dei santi, parliamo anche qui di una sorta di immersione in Dio nel quale vivono i santi. Vi ricordate la Vergine della Rivelazione a Bruno Cornacchiola? Io sono colei che vive nella Santissima Trinità. Dice ancora padre fra Giuseppe di Ciaccia al Domenicano:
poi vi metteremo a descrizione tutto il link con il testo, eh? Ma perché il sangue ha questa forza? Perché il sangue è stato versato con fuoco d'amore, così che è l'amore la forza del sangue. Vi ricordate cosa dice Gesù? Per questo sono venuto. E perché c'è quello stacco tra Pietro, che prima, no, accoglie quella ispirazione divina, no, manifesta a Gesù il volere divino, e quindi Gesù dice: beato te Pietro, perché nella carne e nel sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli, e tu sei Pietro, e su questa pietra, eccetera, no? E un secondo dopo, perché nello stesso paragrafo, nello stesso capitolo, due passaggi dopo, che succede? Gesù sta parlando proprio della passione, della sua morte. Pietro, appena infervorito, no, di tutto quello che gli stava accadendo: ma che scherzi, Signore? È un amore, ma è un amore sbagliato, perché non ha capito cosa è venuto a fare Gesù. E quindi dice: no, Gesù, non ti accadrà. E lì Gesù gli dice: vade retro, Satana, che sapete che vuol dire retro? Vai dietro a me, via. Perché adesso stai ragionando non secondo Dio, ma secondo gli uomini. Cioè il tuo amore, il tuo affetto è umano, è orizzontale, non mi serve, è patetico, è sentimentale. Non hai capito? Io quel sangue lo devo versare, sono venuto apposta. Pietro poi lo capirà, naturalmente sappiamo anche come è morto, no? Quindi sono passaggi importanti, perché tutti ci riportano al preziosissimo sangue, quanto è importante. Dunque, dice Santa Caterina da Siena, nella lettera 102 sempre: nessun chiodo sarebbe stato capace a tenere inchiodato e crocifisso il Figlio di Dio se non l'avesse tenuto il suo ineffabile amore per noi, che egli aveva per la nostra salvezza, così che il suo ardente amore lo ha tenuto inchiodato. Amore chiama amore, ma questo amore non è amato. Ecco perché si dice oggi che l'amore che il mondo pretende come diritto, questo e quest'altro, è sbagliato, è diabolico. Questo è l'amore vero, l'esclusivo dono di se stessi. Ma ecco perché Gesù ci dirà: quello che ho fatto io voglio facciate anche voi, come ho fatto io così voglio facciate anche voi, voglio che siate perfetti come è perfetto il Padre mio. Ma come si può essere perfetti come un Dio? Non lo sapeva forse Gesù? La perfezione che Gesù ci chiede è l'amore. È l'amore. Se l'amore si è donato a noi nel sangue con la forza dell'amore, necessita che noi ci doniamo a lui, aprendoci ad accogliere il sangue per lo stesso amore del sangue. Cioè è così che vuole essere amato Gesù, per quel sangue versato. Quando diciamo con i santi l'amore non è amato, stiamo dicendo che questo sangue versato non è riconosciuto, non è accolto. E se non è accolto, non possiamo salvarci. Gesù lo fa non per un amore fine a se stesso, ma perché questo amore che è di Dio ci salva e ci trasforma. Ci farà diventare come, non lui, ma come lui. Gesù è resuscitato non come Dio, ma come uomo. Quella è la nostra sorte. Ma c'è un prezzo da pagare. Cristo l'ha pagato, tocca a noi adesso. Attenzione che di tutto questo amore di cui stiamo parlando non è esclusa la verità,
nella carità, nell'amore, e quindi attenzione che non significa amare il peccatore con il suo peccato, si tratta sempre proprio di odiare il peccato, perché il peccato ha fatto in un certo senso, e come posso dire, non mi viene il termine, il peccato maledice un po' questo sangue versato, perché lo snobba, perché lo schiaccia, perché lo annacqua, perché lo butta via, lo spreca. Ecco, il peccato ce lo fa sprecare questo sangue, capite? Ma il peccatore ferito dal peccato va amato e bisogna coprirlo di questo sangue, mistica della riparazione. Le parole che diceva all'inizio, appunto, Santa Caterina da Siena. Ma come faccio io a vivere nella beatitudine che tu mi prometti, Signore, quando so che il resto dell'umanità, dei miei fratelli, rischiano l'inferno? Dice dunque padre Giuseppe, si tratta di una necessità intrinseca, costitutiva dello stato di amicizia al quale appartiene la gratia gratum faces, ossia la grazia santificante, la grazia che ha fatto. La chiave interpretativa si chiama la metanoia, ossia la conversione del cuore, questo cambiamento e della vita che apre alla purificazione quale inveramento dell'amore. Caterina ha ben presente il mistero della grazia e della libertà dell'uomo, in quanto libertà di scelta morale, non solo per la particolare capacità di apprendimento e memoria con cui custodisce la dottrina, ma anche per la sapienza, così in lei peculiare, con cui riflette e medita in dottrina, assumendone una conoscenza eminentemente profonda, tramite la sua esperienza personale e di maternità spirituale. Lei guarda già a quella maternità spirituale. E lei a 5 anni fa l'Angelus in ginocchio sulle scale di casa e prega, ama, incomincia a conoscere, ad amare la Chiesa. Prima che studiare, Caterina ama. Questo fanno i santi. Prima di studiare, amano, aprono il cuore a Dio e allora in quel modo il Signore si rivela. Amore chiama amore, è una necessità intrinseca. Se Gesù è sospeso sulla croce, dove il corpo solo in forza dell'amore è inchiodato, come ha detto appunto sopra Santa Caterina, se la croce è piantata nella terra che siamo noi, se la croce è piantata nella terra che siamo noi, ciò necessita di restare ai suoi piedi, ad accogliere come piccoli vasi il sangue dell'agnello che scorre giù dalla croce. Vi ricordate quanti quadri, no? Qui ve ne stiamo mettendo anche uno. Questo sangue che cade, ecco, vediamo lì ai piedi San Domenico, ai piedi della croce, questo quadro che vi stiamo mettendo è del Beato Angelico, no? Vedete San Domenico ai piedi della croce, ecco, così siamo ognuno di noi e ognuno di noi dovrebbe essere dalla terra lì inginocchiati alla croce a prendere questo sangue. E quando si sta in quelle condizioni non si parla, non si pensa a se stessi, si pensa a quella salvezza, si pensa a quell'amore donato, si pensa a quel Dio, quello scandalo, eccolo, quello scandalo di un Dio che si è ridotto in quel modo per amore. Perché questo concetto di amor divino è la giustizia di Dio per essere ripagato del peccato dell'uomo. Non c'è altro modo per salvarci. Eh sì,
A conferma così, Caterina scrive al Maconi: figlio mio, guarda e gioisci, perché sei stato fatto come un piccolo vaso che può contenere il sangue, se tu per affetto d'amore lo vuoi gustare. Eccolo, quando andiamo a fare la comunione, diventiamo delle piccole pissidi, dei piccoli tabernacoli. Non possiamo gustare te, sangue, senza che tu non ci rivesta di fuoco, perché sei stato versato con fuoco d'amore. L'amore, infatti, non è senza fortezza, né la fortezza senza perseveranza. Vedi, figlio, che è questo il modo per giungere alla perfetta fortezza. Unisciti al fuoco dell'amore di Dio che troverai nel sangue. Lettera 195. È proprio la volontà virile che esige di inebriarsi e di immergersi nel sangue, in Cristo appunto, il sangue Cristo, con perseveranza, spesso, sempre, così da colmarne la memoria e il cuore e l'intelletto, come l'ubriaco che perde il proprio sentire e altro non vede che il sentire del vino, tanto che tutta la sua vita vi è immersa. Pensate che accostamento alla lettera 25. Lo scopo è di vivere immersi nel sangue e nel sangue annegare, dice Santa Caterina da Siena, così da essere tanto vestiti di sangue e di sangue saziati, da crescere, divenire forti e gioire nel sangue. Nel sangue sperimentiamo e conosciamo il fuoco della divina carità. Il sangue è l'anima della supplica con cui Caterina si rivolge a Dio, in specie per i peccatori, perché non c'è sangue senza questo fuoco. Cioè, no? Ricordiamo appunto come questo amore non è amato. Continuiamo, perché parliamo sempre di questa preghiera, però attenzione che è per i peccatori. Capite? È la forza del sangue preziosissimo di Gesù che salva. Per questo Santa Caterina da Siena gli è stata attribuita questa dottrina, si chiama proprio così, dottrina del sangue. Poi certamente il grandissimo apostolo del preziosissimo sangue, che è appunto San Gaspare del Bufalo. Ecco, quindi veramente cercate di leggerle queste lettere di Santa Caterina. E in ogni lettera c'è questo pensiero, questa espressione, questo concetto al sangue di Cristo, al sangue che è Cristo. Stiamo attenti quando andiamo a fare la comunione e anche quando facciamo la comunione spirituale. Spirituale. Mi raccomando che anche qui io sono stata corretta e ringrazio il Signore, accolgo una certa correzione e che certamente la potenza e la forza della comunione spirituale, che laddove non è possibile fare appunto quella sacramentale e quella spirituale, non che la sostituisce, perché niente può sostituire l'Eucaristia, ma come si dice, porta le stesse grazie. C'è anche Padre Serafino Lanzetta che ha fatto una bellissima catechesi sulla comunione spirituale. Però ricordiamoci sempre che il concetto è sempre lì, questo amore. E veniamo a una conclusione, diciamo. Dice Padre Giuseppe, perché siamo proprio nella mistica della riparazione, capite? Quando noi diciamo mistica della riparazione, speriamo, ecco, che queste parole, questi pensieri, questi concetti vi aiutino a capirlo. Diciamo che non è facile, perché noi viviamo in un mondo edonista, in un mondo che ci ha resi egoisti, in un mondo dove la nostra opinione ha più valore di queste cose che leggiamo,
perché queste cose che leggiamo, se poi noi le traduciamo con la nostra opinione come ci pare a noi, già sarebbe un errore. Dice, ma qui noi non stiamo interpretando, noi stiamo meditando, è diverso. Stiamo mantenendo il linguaggio di Santa Caterina, senza interpretarlo, ma meditando e cercando di capire come dobbiamo metterlo in pratica noi oggi. Veniamo al fatto. Dunque, dice padre Giuseppe, in Siena, nell'aprile del 1377, vi era un giovane perugino, Nicolò di Tuldo, che, sembra per soli sospetti, era stato condannato alla pena capitale per decapitazione. Questo è il famoso racconto sulla questione di questo sangue. La condanna lo aveva imbestialito. Caterina, fattasi prossimo, è lo strumento di Dio del prodigio della sua conversione. Mirabile la lettera al padre Raimondo, nella quale confida con caldi accenti il suo cuore crociato. Eccola la crociata di Santa Caterina, salvare le anime. Ma non io vado a salvare le anime, impartendo la dottrina del sangue di Cristo e pagando lei sulla sua pelle, pagando in prima persona questo amore per il prossimo, come ha fatto Cristo con noi. Questo è l'unione, questa è appunto la mistica della riparazione. Io non posso vivere tranquilla se so che c'è, che molti si stanno dannando. Dice, vabbè, ma allora come faccio a campare? Non campo più. No, quello che noi viviamo dobbiamo viverlo in Cristo. Quindi dice, il suo cuore crociato, sono andata a visitare colui che sai ha avuto un grande conforto e mi ha fatto promettere che quando fosse giunto il momento dell'esecuzione io fossi con lui, e così ho promesso e ho fatto. La mattina sono andata da lui, ha avuto grande consolazione, era rimasto in lui un timore di non essere forte nel momento delle esecuzioni, ma lo smisurato ed ardente amor di Dio gli diede coraggio al di sopra della sua stessa speranza, creando in lui tanto affetto e amore per il desiderio di Dio che non ne sapeva stare senza, e mi diceva, stai con me, non mi abbandonare, così starò certamente bene e morirò contento. E crescendo nell'anima mia il desiderio della sua salvezza e sentendo il suo timore, gli ho detto, rincuorati fratello mio dolce, perché presto giungeremo alle nozze. Tu vi andrai immerso nel sangue dolce del Figlio di Dio, con il dolce nome di Gesù sulle labbra e nel cuore, il cui nome non voglio che si allontani mai dalla tua memoria, e io ti attenderò al luogo dell'esecuzione. Vedi che era pervenuto a una così grande luce che chiamava santo il luogo della sua esecuzione, e mi diceva, io vi andrò tutto gioioso e forte pensando che tu mi attenderai là, e pronunziava parole così dolci sull'amore di Dio da far scoppiare il cuore. Allora l'anima mia fu colma di una consolazione così grande per aver ottenuto la dolce promessa della sua salvezza. Poi ella giunse come agnello mansueto. Egli giunse come agnello mansueto e vedendomi sorrise e volle che io gli facessi il segno della croce. E ricevuto il segno io gli dissi, alle nozze, fratello mio dolce, perché presto sarai nella vita eterna. Si pose giù con grande mitezza e io gli tenni il collo e mi chinai giù, ricordandogli il sangue dell'agnello. La sua bocca non diceva nulla se non Gesù e Caterina. E mentre così diceva, accolsi il suo capo nelle mie mani, fermando il mio occhio
nell'amore di Dio e dicendo: io voglio. Lettera 273. Quel io voglio che si salvi. E così è stato, perché poi appunto Caterina sembra appunto riportato che abbia visto quest'anima salire in paradiso. Capite perché il mondo ci chiama pazzi? Perché il mondo ci chiama stolti? Perché il mondo non ci vuole? E quindi dice Fra Giuseppe: la sposa dell'amore non può non amare con l'amore dello sposo. Cioè, se noi siamo sposi di questo amore di Cristo, non possiamo non amare con l'amore di Cristo. Altrimenti, se amiamo con il nostro amore, eccolo lì il fallimento. La supplica a favore del peccatore viene da Caterina vissuta come realtà costitutiva del suo essere sposa dell'amore e quindi amante dell'amore in naturale soprannaturalità, perché noi siamo fatti per il cielo, noi stiamo su questa terra, ma come la forza della gravità che ci tira, no, in basso, ci tira purtroppo nella fanga, ecco, in verità la nostra anima, perché c'è questo contrasto continuo? Perché noi siamo già più di là che di qua. Noi siamo più di là che di qua. Capite? Per questo c'è questa battaglia dentro di noi. Creati a immagine e somiglianza di Dio significa in questo amore, oltre che l'intelletto, il perdonare, eccetera, eccetera, il ragionare, così via, la coscienza, la razionalità, tutto quello che volete, ma principalmente è l'amore, perché per amore siamo stati creati. Non è come dicevano i protestanti nella predestinazione calvinista, che chi nella sua vita uccide è un mostro, perché è nato per uccidere. Questa è una bestemmia. Quando sentiamo dire: io devo cambiare perché non mi sento di essere come sono nata, il genitore che accetta perché lo pensa per amore, eccolo l'amore sbagliato, che pensa per amore che quel figlio deve essere accettato così com'è, e per amore io lo aiuto a cambiare identità. Sapete che cosa sta dicendo? E soprattutto se è un battezzato, sta dicendo che Dio ha sbagliato a crearlo così. Capite? Sta dicendo che Dio ha sbagliato nel crearlo in quel modo. E quindi adesso ci pensa l'uomo ad aggiustare un errore di Dio. Perché se io sono nata in un modo e non me la sento di vivere come sono e voglio cambiare, significa che non sto bene, c'è qualcosa che in me che non va. Ma invece di chiamarla patologia, come è, una deformazione, il termine, sentite, deformare, no? Cambiare forma alle cose. Se io vivo questo disturbo, chiamatelo come volete, ma non è una cosa naturale, perché io sono nata così, allora significa, per un battezzato soprattutto, attribuire a Dio l'errore di averci creato in un certo modo. Può Dio aver sbagliato? E può essere questo l'amore vero di un genitore che accetta
Perché attenzione, un conto è accettare il figlio con la sua malattia, attenti, definendola tale. Altra cosa è accettarlo e sollazzarsi, gioire. Gioire di questa patologia del figlio, accettarne il compagni, eccetera, di su, di giù e tutto il resto. E questo vale per tutti, non esiste una categoria di condannati o di privilegiati. L'elenco che fa San Paolo è bello lungo, lo abbiamo trattato in ben due video, pure tre, di Don Dolindo Ruotolo, andateveli ad ascoltare. Quindi stiamo bene attenti, può Dio aver sbagliato? Ecco, allora stiamo attenti, la sposa dell'amore non può non amare con l'amore dello sposo, noi dobbiamo amare con l'amore di Cristo, che amava il peccatore, ma ha odiato Cristo il peccato. Cristo è venuto proprio per affogare il peccato, certamente con qualcosa di più grande, è un amore, lo annienta, lo fa fuori, oppure nelle persone lo trasforma la conversione. Se non c'è questo passaggio è finita, ragazzi. Arriviamo a una conclusione, dice padre Giuseppe. Caterina non solo è aliena da una conoscenza meramente speculativa del tema, ma è soprattutto profondamente realista alla luce del suo eminente stato di sapienza, con la quale vede nella passione per la salvezza delle anime la verità che salva, la verità in maiuscolo, e la comunica senza sminuirla in comode interpretazioni e riduzioni. Chiaro? Caterina è sapientemente realista, sa bene, lo dice nel dialogo al numero 18, che davanti a Dio ogni uomo per la colpa incorre nella sua giustizia o per la grazia nella sua misericordia. Abbiamo fatto un bellissimo anche audio sul dialogo della Divina Provvidenza ad aprile. In termini chiari e forti, Caterina chiama le cose con il loro nome. Non ha paura di chiamare colpa il comportamento colpevole, la realtà soggettiva del peccato con il quale il peccatore si autoesclude dalla comunione con Dio. Non è soggetta a reticenza, oggi diremo al politicamente corretto, che per lei sarebbe colpevole se con chiarezza non avvertisse sulla realtà possibilità di cadere nell'inferno come stato definitivo del peccatore che volontariamente non si converte. È proprio il ritenere reale e non ipotetica, conclude padre Fra Giuseppe, la possibilità della dannazione del peccatore che volontariamente non si converte. È proprio questo che genera nella santa il santo timore, mosso dall'amore, per cui la preghiera per questi peccatori diventa supplica angosciosa, implorante presso Dio la misericordia come mai in altri momenti della sua orazione, supplica angosciosa non solo verso Dio, attenzione, ma è rivolta anche al peccatore, così come richiamato in molte lettere. Quante volte noi ci vergogniamo di dire al peccatore, non tanto, vedete, forse noi sbagliamo che pretendiamo di dire al peccatore il suo peccato, no? Tu fai questo, ecco il dito, ecco, e lo puntiamo e senza accorgerci, per il troppo zelo, forse lo stiamo giudicando, va bene? Stiamo molto attenti a questo, perché ci succede spesso, mi succede spesso. Poi ragionando me ne rendo conto e cerco di riparare in qualche modo. E invece quello che fa Santa Caterina da Siena, rivolge al peccatore questa supplica angosciosa di
convertiti, scopri, conosci, immergiti nel sangue di Cristo. Lascia perdere le speculazioni, le discussioni, le giustificazioni. Vieni con me, ti faccio conoscere il sangue di Cristo. Piegare quelle ginocchia, vieni, preghiamo, andiamo insieme. Ma io vorrei sapere, ma io di qua, ma io di là, la chiesa, la storia, lascia perdere. Ti faccio scoprire una cosa che ti farà rinascere, ti rigenererà. Questa è la supplica, tra l'altro, che faceva anche santo nostro, Santo Padre Domenico, di cui quest'anno è l'ottocentenario della nascita. E San Domenico la notte si metteva in ginocchio e poi sdraiato, prostrato, con le braccia in croce, la faccia a terra, supplicando: Gesù, Dio mio, cosa ne sarà dei poveri peccatori? Piangendo. E il giorno dopo, via, si ricominciava la predicazione. Allora facciamoci forte dei santi e di queste lezioni. Pensiamoci molto bene e impariamo la mistica della riparazione. Invochiamo la nostra corredentrice, debellatrice di tutte le eresie. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta, Santa Caterina da Siena. Pregate per noi e per tutti i nostri sacerdoti, per i catechisti. Ecco, invochiamo tutti i nostri santi, Santa Maria Maddalena, anche di cui in questo mese di luglio è la festa. Ecco, tutti i santi che ci aiutino in questa valle di lacrime. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, e Ave Maria. Grazie a tutti.